Presidente Bevilacqua, leggiamo testualmente quella che è la mission dell'Automobile Club Italia, cioè quella di presidiare i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuovere e favorire lo sviluppo. Ma lei toccherà anche un altro importante compito, quello cioè di portare avanti il lavoro svolto dalla Presidente Solimena. Beh, è chiaro, la mia nomina è arrivata a sorpresa, purtroppo, in un momento di lutto per l'Automobile Club di Potenza. Mi sento però obbligato a continuare quella che era la sua missione, che è quella di assistere in ogni modo l'automobilista, in particolare nella città di Potenza, e il secondo aspetto, quello di curare e mantenere viva il fermento sportivo in Basilicata, nella provincia di Potenza in particolare. Il nome del Presidente Solimena, ma anche una delle attività principali dell'Automobile Club di Potenza, è stata la realizzazione della Briola Sellata, che comunque è continuata anche se ha cambiato un po' il look, è diventata una gara di regolarità turistica. Tra i suoi progetti futuri ci può essere anche quella di farla tornare la Briola Sellata dei vecchi tempi, delle prime edizioni? Beh, progetti... aspettiamo che mi sieda, e certo il progetto è l'automobilismo in Basilicata, quindi spero che la Briola Sellata rappresenti non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Un messaggio a tutti gli automobilisti e ai tanti gruppi di appassionati del mondo delle quattro ruote. L'Automobile Club Potenza, il Consiglio di Amministrazione, quindi non solo il Presidente in questo momento, e tutti i dipendenti di Automobile Club Potenza, tutta l'organizzazione, l'ACI in generale, sono a vostra disposizione come sempre.